Salve bella gente, siamo Nick e Angel. In questa nuova puntata ed ultima racconteremo le emozioni vissute in questo magnifico viaggio. Per prima cosa vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno seguito il nostro podcast. La prima cosa che abbiamo imparato è che bisogna lavorare con le persone giuste e di ascoltare e prendere in considerazione l'opinione degli altri, la quale prima molti di noi non la tenevano in considerazione. In questa esperienza abbiamo anche appreso la capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo e la capacità di lavorare verso un obiettivo comune. Angel, a te questo percorso quale emozione ha suscitato? Una delle prime emozioni che ho provato durante questo corso è stata la gioia, perché la gioia è un'emozione piacevole di alta intensità che proviamo quando crediamo che qualcosa si stia realizzando. E questo corso ha avuto un solo obiettivo: riuscire a realizzare un vero e proprio podcast. E tu, Nick, quali sono le emozioni che hai provato? Guarda Angel, dopo tutti questi incontri sono rimasto molto sorpreso, pensavo che non riuscissimo a concludere nulla, invece mi sono reso conto che l'unica cosa che non abbiamo fatto è stata stare senza far nulla. E da parte di tutto il gruppo volevamo dire un grazie particolare al Prof. Landi e alla professoressa Stefania che ci hanno accompagnato in tutta la durata del corso come tutor, ma a volte anche con qualcosa di in più dei normali prof, a cui siamo abituati di solito.